Buonasera a tutti ragazzi, il Franz NBA Revival Zone. Questa notte si sono giocate le gare 1 tra Miami e Philadelphia e tra Phoenix e Dallas. Direi di andare a 3 punti per partita, non di più. Si parte. 4W. Che cacchio vuol dire, Franz? Beh, i Miami Heat mi danno la stessa impressione che mi davano quando erano all'interno della bolla di Orlando. Ovvero la sensazione che sia A, una squadra in missione, e B, che sia praticamente impossibile batterli 4 volte nell'arco di 7 partite. Del resto alle NBA Finals penso vi ricordiate tutti che cosa sia successo in gara 1, gli infortuni di Dragic, di Adebayo e in parte anche di Jimmy Butler, altrimenti chissà se i Lakers sarebbero stati campioni lo stesso. Ecco, in questa post-season danno la stessa identica impressione. Il bug, il cheat code, forse la fregatura, ecco, potrebbe essere il fatto che abbiano incontrato Atlanta al primo turno, con Young in evidente difficoltà, e Philadelphia ora senza Embiid, e con Harden che sembra la copia della copia, della brutta copia, di quello visto nelle prime settimane dopo la trade ai Brooklyn Nets. E sembra che si stia parlando di anni e anni e anni fa, si parla di circa un anno fa. Quindi, degrado di Harden sotto gli occhi di tutti. Ma la vera domanda riguardo questa impressione è: Atlanta e Fila erano realmente così scarse oppure sono sembrate così scarse per via dei Miami Heat, per colpa o merito dei Miami Heat? Io propendo in questo caso per una via di mezzo, nel senso che sono chiaramente due squadre in difficoltà, maggior ragione Philadelphia senza la sua principale stella, però contro la difesa dei Miami Heat sono sembrate entrambe due squadre completamente inermi. Però ditemi la vostra nei commenti, parliamone. Paul Millsap, DeAndre Jordan, Paul Reed. Nel 2022, in gara 1 di semifinale di conference, non puoi, cazzo, presentarti con i tre lunghi che ho nominato prima. Capisco che tu abbia Embiid e che a regime, teoricamente, lui gioca 40 minuti e poi i suddetti tre si spartiscono i restanti 8 minuti. Ma non puoi non avere un piano B. Philadelphia non ha un piano B, un po' perché il roster è questo ed un po' perché Doc Rivers in carriera non ha mai avuto, nella sua carriera da head coach ovviamente, un piano B. Ed è bello come poi, magari nelle conferenze stampa, quando si trova di fronte ai giornalisti che gli chiedono, gli fanno giustamente piovere qualche critica addosso, lui comunque tenda sempre a giustificarsi in qualche modo, a giustificare. Capisco anche che Adebayo sia un cliente scomodo su cui magari vuoi mettere un pochettino di fisicità che forse Paul Reed e DeAndre Jordan possono darti, però cazzarola. Cioè Harden, se si va avanti così l'anno prossimo, a parte bisogna vedere se estende, se esercita l'opzione, ma potrebbe rifare lo stesso giochino e magari essere tradato da un'altra parte. Cioè, dove vuoi andare con sti tre? La pietra pregiata. Sì, sono ironico, consentitemelo, ma possibile che Matisse Thybulle abbia avuto un così tale e netto degrado dopo l'arrivo di Harden, mentre prima pareva un difensore d'elite e comunque un più che accettabile uomo di rotazione? Cioè, gioca meno di DeAndre Jordan e Shake Milton, che con tutto rispetto sono quello che sono. Non è che si abbia forse sopravvalutato un po' troppo l'australiano e che forse, e dico forse, si stia svalutando talmente tanto che poi magari in off-season quelle idee malsane di Daryl Morey di mettere sul piatto Maxi e Thybulle per arrivare a una terza stella stiano un attimino subendo qualche crepa. Considerazione mia, magari vedo io le partite in un certo modo, sbagliando, ma mi pare veramente che sia un giocatore completamente spaesato, e dicendo giocatore in questo preciso momento vi sto pure facendo un complimento. Andiamo a Suns Mavs gara 1.
comincio col dire massimo salariale, che non è un nome, un cognome, è semplicemente il contratto al massimo salariale. Scrivetelo ragazzi, qui e ora, ma questa sarà la serie che convincerà i Phoenix Suns a dare il massimo salariale a DeAndre Ayton. Oggettivamente ragazzi, in questa serie non ha assolutamente rivali, ma come del resto non li ha nemmeno Giavalone McGee. Perché ragazzi, i lunghi di Dallas non sono lunghi e non esistono. E come dice Kidd, allenatore dei Dallas Mavs, questi due non sono Gobert e Whiteside, questi qua sanno anche segnare. McGee addirittura con la rubata a Doncic e la schiacciata in campo aperto passi a dover di cronaca, però sono due centri completamente diversi, molto più mobili, molto più capaci offensivamente. I Dallas Mavs non possono pretendere di vincere giocando alla stessa maniera, giocando come hanno giocato contro Utah. Ayton, in particolar modo in questa serie, può veramente guadagnarsi la pagnotta per i prossimi 5 anni e secondo me lo farà. Metteteci 10 euro sopra, potete scommetterci, ma Ayton in questa serie riuscirà a convincere i Suns. Uno contro tutti. One against the world. Se Doncic comunque riesce a mettere 45, 12 e 8 in una partita in cui tutti i difensori sono solamente addosso a lui, immaginate che cosa stracazzo potrebbe fare con della gente un pelo più seria attorno. Perché ragazzi, Brunson da parte della difesa dei Phoenix Suns è molto più gestibile rispetto a quanto non lo fosse da parte della non difesa perimetrale degli Utah Jazz. E secondo me in questa precisa serie i suoi enormi limiti, che comunque ha, verranno fuori abbastanza prepotentemente e nettamente. Su questo sono abbastanza convinto, perché le difese di Phoenix e di Utah, soprattutto sui piccoli, soprattutto sugli esterni, non hanno niente a che vedere, a che spartire l'una con l'altra. L'assenza di un lungo, nel vero senso della parola, temo non sia per niente arginabile in questa serie. Solamente con altissime percentuali da tre che i Mavs possono tentare di provare di portare a casa almeno una partita. Non hanno veramente armi per sovrastare Phoenix nell'arco di una serie a 7 partite, però hanno il giocatore che su singola partita può farti vincere quando vuole e contro chiunque. Che squadra costruirgli attorno nel futuro per diventare credibili fino in fondo? Questo è francamente il dilemma che molti penso si stiano ponendo in questo momento. Si è parlato di Gobert recentemente, ma visto che Kidd ha appena sparato a zero su Gobert dicendo che è inutile offensivamente, beh, direi che dovesse arrivare Gobert non sarebbe proprio il massimo, La sicurezza smarrita. Io ve l'avevo detto durante la serie di primo turno contro i Pelicans che i Suns avevano perso spensieratezza, che avevano necessità di passare quel primo turno indenni, il più possibile indenni, e di riacquisire le loro certezze. E per l'appunto quella spensieratezza che hanno avuto per tutto l'arco della regular season. Il rientro di Devin Booker è chiaramente servito, ma non è solamente quello. Si sono passati la palla per tutta la gara ottimamente, hanno letto la difesa e sfruttato le debolezze altrui, tutti non hanno mai esitato nel prendersi anche un tiro difficile o provare una giocata alla Bernardeschi, e in questa gara 1 li ho visti spensierati, e se giocano così spensierati, dato la forza da un punto di vista sia tecnico che mentale che ormai hanno, io credo siano imbattibili, almeno ad ovest, Warriors compresi, secondo me sì. Termino qui, più breve rispetto a quello di ieri. Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, supportate questo lavoro barra passione che mi porta a mettere questo faccione su YouTube, e noi ci vediamo nei prossimi giorni e su Twitch con le pause pranzo e tutte gli ambaradan del caso. Ragazzi, buona serata, il Franz.